chiamo il grigio fluo, eh sì, è proprio un bianco. No, un blu bianco. Poi c'è una maglia, la maglia è blu. Si mette la maglia in fiamma. Grande Moglioli. Signore e signori, buonasera, bentornati a Palazzo Affi, Sala Marie, Piccina Vecchia. Siamo giunti all'ottava giornata del campionato di Serie 1. Si accolgono Raffaglioni e il Brescia. Gli arbitri sono Angelo Castanino e Sebastiano Morelli, entrambi in caduta. Formazione delle squadre, iniziamo con il Brescia, la messa a Brescia. Con il numero 8, Simona Savoldi. Con il numero 12, Elisa Carito. Con il numero 16, Alice Piffer. Con il numero 17, Serena Margano. Con il numero 18, Giordano Federica Galli. Con il numero 19, Mara Barbariga. Con il numero 21, Valentina Magina. Con il numero 24, Sofia Ricardi. Con il numero 29, Anna Pernocchi. Con il numero 30, Natalia Girotto. Con il numero 38, Roberto Cerino. Con il numero 39, Loro Olivieri. Con il numero 46, Mariana Tanis. Con il numero 38, Giovanni Borgani. Il tecnico è top, Enzo Di Lara. E adesso voglio sentire tutta la vita del Palasport, perché le soci contro le Vanesse servono gli occhi della tigre. Voglio sentirvi per la Lavioli. Con numero 1, il portiere di razza, Andrata Pulate. Con numero 2, Gloria Bernardini. Con numero 3, la battente Martina Paoli. Con numero 5, la piccola famiglia, Anna Giulia Rocciassoni. Con numero 7, il grande solidario, Chiara Palamaro. Con numero 10, profondo rosso, Martina Rossa. Con numero 11, il capitano Soldato James, Elga Maristella. Con numero 12, la castanera Romina Rassottini. Con numero 13, Qualiama Mara Bonamaro. Con numero 16, Ben Peras Benedetta Di Luca. Con numero 18, Piazza Lumini dopo 3 anni, amore Francesca Spizzito. Con numero 22, la guerriera degli altri, Sera Rinaldo. Con numero 69, Calimero Federica Ferretti. Il tecnico, come sempre, Coach Fabrizio Pacifico. Buonasera a tutti. Palazziti! Palazziti! Ti dava importanza. Ti dà importanza. Prova. Ben trovati da Giovanni Mimpinelli, oggi è il giorno di Faioni Brescia, lo scontro salvezza dell'ottava giornata del campionato di Serie 1. La squadra di Maurizio Pacifico arriva a questa gara con 0 punti, classifica 7 sconfitte su 7, Brescia invece ne ha ottenuto 1 per l'effetto del pareggio casalingo contro il Casalcanti qualche tempo fa. Come sempre al mio fianco Maurizio Pranunzio, uno scontro salvezza credo assolutamente da vincere. Buonasera a tutti, sì è imperativo vincere senza alternative. Quindi sta per scendere in campo la Faioni, andiamo con le formazioni subito. Il Brescia si schiera con Savoldi, Caglio, Piffer, Morgano, Galli, Barbariga, Machina, Ghilardi, Petrotti, Girotto, Fiorillo, Oliveri, Tanic e Toriani. Faioni invece ha una disposizione come al solito ormai da qualche settimana, Bartoli e Fanelli. Si schiera con Bulaghe, Bernardini, Feoli, Francesconi, Chiaro Bonamano, Rosta, Maruzzella, Ramassotti, Mara Bonamano, Di Luca, Spizzi, Guiraldo e Ferretti. Tutto è pronto per dare il via a questa partita. Cerica Maruzzella che controlla un attimino l'efficienza del pallone anche con l'avversaria che è Loro Oliveri, che conosciamo, l'anno scorso venne qui con la maglia del Teramo. Il capitano Soldato Jane sta per iniziare questo scontro importante ai limiti del decisivo per quanto riguarda questo campionato. Capitano sul punto di battuta, il via è arrivato. Gli arbitri sono entrambi siracusani, Angelo Castagnino e Sebastiano Manuele. Il primo attacco da parte della Faioni.
tra l'altro uno scambio di pace tra Galli, che è il capitano del Brescia, e Martina Rosta. Sheila Hidalgo appoggia per Chiara Bonamano, c'è anche Ferretti in campo all'ala destra mancina, Rosta al terzino sinistro, Hidalgo centrale, avete vista, e poi Francesconi sull'ala sinistra. Rosta dietro, a rimorchio c'è Chiara Bonamano che prova ad avanzare il tiro, bloccato da parte di Alice Piffer, punizione per la Faioni dai 9 metri. Maruzzella appoggia dietro per Martina Rosta che prova a servire Chiara Bonamano, nuovamente lo scambio con Martina Rosta che prova ad avanzare dietro Chiara Bonamano, il tiro! Una specie di tiro a rimbalzo, un sottomano, però non ha trovato gli effetti sperati. L'attacco da parte del Brescia, il passaggio e poi il tiro, palo colpito da Marjana Tanić, il superacquisto del Brescia in estate, la giocatrice serba, pallone per Martina Rosta, fermata, profondo rosso, Tanić che arriva dalle esperienze in Serbia, ha giocato per 6 stagioni con la squadra del Radnički di Kragujevac. Tra l'altro nata a Belgrado ma cresciuta a Kragujevac, così come l'ex allenatore e giocatore dell'NSNC di pallanuoto Predrag Simonjić. Sheila Hidalgo, la guerriera dei Caraibi, va a servire Chiara Bonamano, poi da dietro Martina Rosta, Fassi da parte di Martina Rosta, pallone in favore della squadra della Leonessa Brescia, insomma Leonessa sappiamo, la Leonessa d'Italia è la città di Brescia. Pallone per Tanić, c'è anche Natalia Girotto, l'anno scorso ha segnato il gol decisivo, la vittoria del Brescia a 3 secondi dal termine, dopo che la Faioni ebbe l'occasione per vincere anche per andare ai rigori e sprecò clamorosamente a 20 secondi dal termine. Pallone per le bresciane, controfuga e rete di Girotto, pazzesco, a 3 secondi dal termine. Girotto controlla il pallone, l'italo-brasiliana, poi arriva anche Simona Savoldi, il pallone che sfugge a Girotto e finisce fuori, è servito Savoldi, che è l'icona della pallamano bresciana, storica giocatrice della squadra bresciana. Il tiro di Sheila Hidalgo che sblocca la situazione, siamo 1-0 qui al Palasport con la rete da parte della guerra dei Calabria, frappe un fallo su Chiara da parte di Chiara Bonamano che viene ammonita da parte dell'arbitro, non viene dato rigore. No, in realtà si allontanano tutte, quindi tiro dei 7 metri, è pronta Natalia Girotto che è nelle mire della nazionale italiana contro l'Italo Argentina, domina Navassotti. Traversa, no, non è possibile. Praticamente un altro autogol, però questa volta non c'entra assolutamente nulla Romina Navassotti, quindi siamo 1-1, gol che credo sarà assegnato a Girotto, però in realtà è stata totalmente fortunata la giocatrice italo-brasiliana. Pallone per Chiara Bonamano, poi vediamo la Faioni che sta attaccando, poi chiederò ovviamente a Maurizio se ha sentito questa cosa di Pacifico, ha cercato di scaricare attenzione per quanto riguarda questa partita dicendo che tutte le gare sono importanti e questa non ha una valenza maggiore rispetto ad altre. Hidalgo il tiro, pari di poco, forse era fallo, sì. Ma sì, sicuramente tutte le partite sono importanti, ma questa ha qualcosa in più, insomma è uno scontro salvezza per cui è fondamentale vincere. Il tiro rete da parte del Brescia che ha segnato con Natalia Girotto che quindi va in vantaggio. Eh sì, questa volta sicuramente ci sono responsabilità da parte di Romina Navassotti. Il pallone per Martina Rosta, sono passati 4 minuti dall'inizio di questa partita, quasi 4. Brescia che è andato in vantaggio, ha rimontato, ovviamente siamo ancora nelle fasi iniziali di questa partita. Vediamo l'Era che cammina, Pacifico invece un pochino più tranquillo, Hidalgo, bel passaggio, ma non è stato raccolto da parte di nessuna compagna di squadra, quindi c'è Piffer. Non se l'aspettava il nostro pivot Maruzzella, il passaggio da dietro, però una bellissima invenzione da parte di Sheila Hidalgo. Sfondamento del Brescia, Ferretti raccoglie appena al volo, Federica Ferretti, fermata da Tanić, pallone giocato da Faioni. In questo momento ho visto Salerno-Brescia la settimana scorsa, il Brescia ha giocato molto su terzino e centrale, andando poco sulle ali, in difesa si è raccolto tutto dietro come sta facendo in questo momento, sì, subito poi le offensive. Giocano una 6-0, per cui dobbiamo sfruttare forse un po' più il tiro da fuori. Niente, Salerno Brescia non è la situazione ideale per descrivere la squadra di Laera, perde il pallone a Faioni, raccolto da Tanić, lo scatto da parte di Simona Savoldi che la manda fuori, però la giocatrice espertissima praticamente ha dichiarato anche che Federica Galli, capitano della squadra, è praticamente come se fosse sua sorella, visto che hanno sempre giocato insieme sin da quando erano piccole, anche altre esperienze come quella di Milano o quella di Bancole o quella di Squassabia.
Pallone giocato dalla Faioni con Chiara Bonamano, Iraldo, gli applausi da parte della panchina del Brescia a battere le mani, a indicare il ritmo. Faioni va ancora a spingere in avanti con Sheila Iraldo, passaggio dietro per Chiara Bonamano, il tiro! Forse ha aspettato un pochino troppo Chiara Bonamano e quindi il portiere si è dovuto sistemare. Quindi possesso che per la formazione di Laera, pallone giocato dietro con Girotto che sbaglia, arriva Ferretti che la riconquista, Chiara Bonamano, fallo ai danni di Girotto da parte delle due mancine. Tanic, Savoldi che si è sistemata in posizione di pivot, poi c'è anche Federica Galli, il pallone giocato da parte del Brescia, ecco le leonesse in avanti, c'è Girotto, spazio, il tiro a rete da parte di Natalia Girotto, adesso 3 gol, 2 li ha fatti, 1 l'ha propiziato. Chiara Bonamano, fermata dalla difesa del Brescia con Savoldi che si fa sentire con le mani. Arriva Maruzzella che batte dalla linea tratteggiata. C'è Chiara Bonamano che imposta il passaggio per profondo rosso, Martina Rosta, Maruzzella in difesa, 2 giocatrici, va a terra, scivola Rosta e vediamo indicazione, espulsione temporanea, fuori Girotto per 2 minuti. Quindi questa posso dire una buona notizia per la Faioni. E Iraldo che fa parlare con Crosta. Ha protestato un pochino Galli nei confronti dell'arbitro, però è sembrato un intervento netto quello da parte della giocatrice italo-brasiliana, un'oriunda per la nazionale italiana. Crosta appoggia per Iraldo, poi si va a sinistra da Francesconi, Sheila Iraldo, la guerriera, il tiro, Sheila! Iraldo, la rete del 3-2, la Faioni accorcia le distanze, Girotto dalla parte, Iraldo dall'altra. E così sta andando questa partita. Vediamo se cambia qualcosa. Nel frattempo Laera è entrata. Sofia Ghilardi, convocata la nazionale italiana per la gara amichevole la settimana prossima ad Eindhoven contro l'Olanda. Una gara importante per entrambe le squadre, perché l'Olanda si prepara per i mondiali, l'Italia invece non ci andrà, ma comunque sia affronta una delle formazioni più forti del mondo. Pallone giocato verso sinistra, poi si va da Savoldi, pallone ancora in favore delle maglie bianche. Oggi con la seconda maglia sia il Brescia che la Faioni, può giocare la squadra di Laera con il pallone da dietro per Tanic, arriva anche Oliveri, vediamo, controlla di destra, va appoggio di sinistro per Savoldi che subisce il fallo da parte di Raldo, prova ad intervenire Simona Savoldi a classe 78, è stata anche premiata in passato dal comune di Brescia per la sua carriera, con un premio riguardante le donne bresciane, il tiro fuori! Tira a colpo sicuro quello di Loro Oliveri, palla che finisce fuori, ci ha provato l'ex giocatrice anche del Conversano, la rimette in gioco, domina la Massotti, passa per Crosta, poi si va dalla direttrice di Chiara Bonamano, il Brescia difende molto dietro, sono passati 8 minuti dall'inizio di questa partita, spinge ancora la Faioni che cerca il gol, che potrebbe significare il gol del pareggio, scivola il pallone a Martina Crosta, stessa cosa per Iraldo, arriva nuovamente Martina Crosta ad impostare l'azione, il passivo Ferretti indica il fallo, direttore di gara, è stato effettuato credo un passaggio fino ad ora, Maruzzella che la Bonamano, bisogna sbrigarsi, il tiro deviato e para Piffer che la Bonamano ha tirato di prima intenzione, però non poteva scalfire la porta avversaria, cambi attacco difesa per quanto riguarda il Brescia con Pedrotti e Ghilardi, pallone giocato da Federica Galli, poi c'è se non sbaglio si tratta di un'altra giocatrice, è Fiorillo che è andata sull'ala sinistra, infatti Torriani è un pivot, non credeva a quella situazione, fatto sta che la Faioni sta giocando con l'uomo in più, non riesce a trovare uno sbocco importante in attacco, perde il pallone Savoldi ma c'è il fallo di scala all'arbitro, giallo per Martina Crosta, Faioni che non sta sfruttando questa superiorità numerica, poi magari... No, purtroppo in attacco siamo un po' contratti e non riusciamo a finalizzare in maniera adeguata anche avendo un vantaggio di un giocatore. Il tiro e il gol ha segnato Simona Savoldi e siamo 4-2, la rete da parte del pivot bresciano, Martina Rosta, pallone dietro per Sheila Heraldo, attacca la guerriera, controlla poi con Chiara Bonamano, imposta l'azione, giocatrice caraibica, la portoricana. Faioni che va in avanti con Maruzzella, si sposta sull'asse di destra, c'è Martina Rosta, gioca l'azione da Faioni con Sheila Heraldo, passaggio per Martina Rosta, prova ad avanzare, da dietro Chiara Bonamano, ancora lei ad avanzare. Sheila Heraldo, libera Ferretti sulla destra, Ferretti
Calimero per Martina Rosta. Perde il pallone la Faioni, l'attacco da parte del Brescia che spinge con Savoldi. Savoldi sbaglia il passaggio perché era tornata dietro Oliveri, ma c'è stato il fallo fischiato da parte dei due arbitri, Castagnino e Emanuele. L'arbitro ha perso il cartellino, vediamo Giraldo che forse ammonisce l'arbitro, diciamo così scherzosamente, e quindi il gioco può riprendere. Sta giocando masticando una gomma da masticare, Giraldo, sta vedendo chiaramente come fanno i cestisti. Pallone giocato da parte del Brescia. Tu hai mai giocato con la gomma in bocca e non ci riuscirei mai? No, no, non ho mai giocato con la gomma in bocca, no. Il pallone per il Brescia, il tiro di Ghilardi fuori! Ci ha provato la classe 99, è stata anche compagna nazionale giovanile di Anna Giulia e Michela Francesconi. Sofia Ghilardi, c'è anche una bella amicizia tra di loro. Chiara Banamano fermata, guardate, diventa tutto un bollore Chiara Banamano. Il verme solitario. C'è Martina Rosta, il passaggio per Sheila Rinaldo. Rosta il tiro, Martina! Rosta! Meno uno per la Faioni che accorcia le distanze. Bella progressione. E gol da parte di Rosta che si fa sempre valere quando tira praticamente cadendo. Abbiamo un problema nei confronti in attacco, nei confronti della loro difesa. Ci fanno una 6-0 abbastanza forte. E non avendo tiratrici da fuori siamo costretti a andare sul 1 contro 1 e serve veramente il movimento di Martina Rosta in questo caso. Rabassotti si oppone a Tanic, a scagliare il tiro la giocatrice di Kragujevac. Giraldo imposta il passaggio per Ferretti, Federica! Ferretti! La rete da parte della figlia d'arte e siamo 4 pari. Anche ammonizione per la 18. Ammonizione per Federica Galli per una spinta. Sembra un po' nervosa Galli in questa prima fase di gioco. Questa per me è una sensazione che sto avendo, forse magari mi sbaglio. Entrata in campo Girotto, vedete, Ferretti è arrivata qualche anno fa dal Brasile, non sapeva nemmeno la parola italiana, adesso si è ambientata benissimo in Italia e quindi può essere eleggibile per la nazionale italiana. Il tiro di Ghilardi traversa clamorosa! Che bel tiro che ha fatto Ghilardi! Giocatrice a me particolarmente stupisce per la sua reattività e per la sua velocità nell'eseguire il tiro, visto anche la gara di Salerno che ho seguito, insomma, per vedere il Brescia. Ovviamente gara ingiudicabile per quanto riguarda Brescia, così come conversano Flavioni. Più o meno gare dello stesso paio. Il pallone per Martina Rosta che avanza sugli spazi creati da Manuzzella. Sheila Rinaldo, il tiro! Ci arriva all'ultimo piffer! Si è opposta alla giocatrice di Besenello, Giraldo! La recupera sul Pacifico. Chiara Bonamano, il verbo è solitario, Chiara! Bonamano! Il primo vantaggio della Faioni, anzi il secondo vantaggio della Faioni in questa partita, dopo quello di Giraldo per 1-0. Si alza il coro da parte dei tifosi della Faioni, da parte dei parassiti. Un altro giallo, questa volta non scappa il giallo all'arbitro. Ammonita Anna Giulia Francesconi. Nel riscaldamento ha parlato molto con il direttore sportivo Fernando De Paulis, ha detto anche che si sente molto in forma quest'oggi, vedremo, speriamo che possa essere questo l'esito per la piccola Femi Ferraia. Pallone giocato da Federica Galli che apposta per Sofia Ghilardi, nuovamente Galli a destra per Girotto, Galli, Ghilardi addosso a Rosta e Ferretti, ma c'è il fallo da parte di Martina Rosta e quindi il possesso è per le Lombarde che avanzano, che scontro con Crosta e Ghilardi. Il fallo da parte della classe 93, cui si conosco ovviamente per l'esperienza in nazionale. Fallo, l'arbitro indica pallone al Brescia e si riprende Savoldi, Ghilardi! Ghilardi dietro, giocata da pallavolo e poi il gol da parte del Brescia, ha segnato Roberta Fiorillo per la rete del 5-5. Bel passaggio di Galli, quasi pallavolistico, ha praticamente alzato per la compagna di squadra e siamo 5-5, fra poco scavaleremo, entreremo nella seconda metà di questo primo tempo, quindi Fiorillo in gol per la rete della classe 98 che anche ha giocato in nazionale di Under 17 con le sorelle Francesconi e Di Luca, lei è giocatrice di Leno della Bassa Bresciana e non è l'unica che arriva da Leno, una cittadina che fa bene anche nella pallamano nella provincia di Brescia. Rosta allarga per Anna Giulia Francesconi, ma c'è l'ingresso, la riporta da parte della numero 5 della Faioni e si può quindi giocare con l'attacco da parte del Brescia in mezzo, attenzione il tiro, Ravassotti va al rigore, viene dato il rigore, forse 2 minuti fuori Maruzzella, credo per 2 minuti va fuori proprio il capitano, sta andando a fare anche Ferretti, fatto sta che viene interrotto il gioco per il rigore che è stato combinato in favore
della formazione di Anthony Laera. Tutto è pronto per eseguire il tiro dai 7 metri, dove c'è Federica Galli contro Romina Massotti. Rete, la palla passa di poco vicino alla gamba di Romina Massotti, ma ha segnato Federica Galli che porta in vantaggio il Brescia. Siamo 6-5 qui al Palasport in Solera da Manino, un altro pomeriggio in rosa, visto che dopo giocherà la Margutta contro la Roma 13. La seguiremo ovviamente. Pallone per Martina Costa che appoggia per Chiara Bonamano. Il time out richiesto da coach Patrizio Pacifico. Come sta vedendo questa partita, Polizzi? No, ancora la vedo la Flavioni in attacco molto contratta. Non è un attacco fluido. In difesa non è molto aggressiva, però ce la caviamo abbastanza bene, tant'è che il punteggio 6-5 i primi 15 minuti dice tutto, insomma. Sì, un punteggio molto basso. Tanto abbiamo detto più volte l'ultima settimana che la Faioni è il peggiore attacco del campionato con 155 gol segnati, però andando a vedere le statistiche non è che formazioni di metà classifica abbiamo fatto tanto meglio, per cui alla fine questa cosa dell'attacco che non va ci sta, ma fino a un certo punto. E il Brescia invece arriva come detto alla sconfitta per 25-18 sul campo del Salerno, ostanti 6 gol realizzati da Sofia Ghilardi. Un altro, Laera e Pacifico, sono due tecnici che provengono entrambi, diciamo così, malizia dalla scuola di Trellini, che è uno dei tecnici più parte del direttore tecnico grande, nazionale. Grande allenatore, grande giocatore. Infatti magari possiamo vedere anche la partita a specchio per come giocano le due squadre. Fino ad ora forse non è stato così. Pallone è per la Faioni, sono anche abbracciate nel frattempo due giocatrici del Brescia con Piffer e Savoldi. Brescia che è andato in ritiro già la giornata di ieri per prepararsi a questa partita, per questa trasferta abbastanza lunga. Chiara Bonamano, il verbo solitario, si gira e si volta, il fallo ai danni della classe 95, ex nazionale juniores. Arriva Ana Giulia Francesconi, ma in meno diamo per l'espulsione di Manuzzella. Indica questo Ana Giulia Francesconi, c'è Sheila Heraldo dietro per la classe 99, Chiara Bonamano, la classe 98, Ferretti, Chiara Bonamano, c'è Martina Rosta, arriva dietro, il tiro insidioso e giallo per una giocatrice del Brescia, si tratta di Fiorillo, che ha segnato il gol del 5-5. Si riprende a giocare, vediamo anche Enrica Bartoli in tribuna assieme all'ex giocatrice del tiro di Chiara! Bonamano! Per la rete del 6-6 ha pareggiato la Faioni. Un uomo in meno, abbiamo pareggiato. Sì. Un attacco più coordinato, più fluido, e ha dato i suoi risultati anche con un uomo in meno. Prima con l'uomo in più non ha segnato, adesso l'uomo in meno invece ha segnato. Insomma, la palla a mano è così. Fallo. È quello forse la fallo, eh? Io l'ho visto, ma è stato indicato a fallo per il Brescia. Tocco con il piede, sicuramente ha fatto il pubblico e Palasport. Continuiamo a commentare l'attacco del Brescia. Cavazza, direzione Iraldo! Iraldo che ha toccato sul tiro fuori! Non c'è nulla! Non c'è nessun fallo, il tiro da parte di Lor Oliveri, giocatrice che ha anche giocato ad altissimi livelli, 50 presenze in nazionale per Oliveri, che ha fatto parte anche del Cassano Magnano, dove ha raggiunto la finale scudetto 2014-2015. Seguiamo l'attacco della Faioni con Chiara Bonamano, Iraldo si sposta verso l'ala sinistra, c'è una Giulia Francesconi che gioca come terzino. Siamo pari, una volta pari. Pari, è entrata Maruzzella in campo. C'è Chiara Bonamano. 5-1 in difesa della parte del Brescia per dar fastidio o alla nostra centrale, a Martina Crosta o alla Heraldo. Si continua a giocare scaramucce tra Manussella e Galli. C'è Chiara Bonamano, Martina Crosta. Da dietro al numero 10 va a servire la compagna di squadra Chiara Bonamano, Martina Crosta appoggia per Sheila Heraldo che spraccia Sheila! Heraldo! Agita il braccio e realizza il gol del 7-6, la Faioni è in vantaggio, tripletta da parte di Sheila Heraldo. Seguiamo però Galli che scarica su Girotto, gol! Uscita male Cristina, sì. Il gol del 7-7 ha segnato Girotto, quarta rete. Girotto l'anno scorso ha fatto molto bene, però quest'anno Ghilardi comanda la sigla dei marcatori del Brescia con 43 gol. Faioni, Iraldo e Crosta 31, ma in questo momento credo sia Iraldo in vantaggio perché ha fatto 3 gol e Crosta ne ha fatto uno solo fino ad ora. Pallone giocato da parte di Martina Crosta che scodella con Maruzzella e poi arriva anche Chiara Bonamano. Sheila Heraldo appoggia, sbaglia il passaggio in controtempo, si è presa con la compagna di squadra Crosta.
dalla sinistra Ghilardi, Girotto, Ghilardi, le 3G del Brescia, giocano il pallone, palla che passa ma viene dato il fallo, era forse gol se lasciavano andare l'azione, in realtà concesso il rigore in favore del Brescia. Ghilardi ha subito fallo da Iraldo, fuori da Massotti e dentro Bulache per questo rigore, poi vedremo se rimarrà in porta il portiere di razza. Girotto sul pallone dai 7 metri, la rete da parte di Natalia Girotto, ne ha già fatti 5 o forse ne ha già fatti 4 direi, per il vantaggio del Brescia che va sull'8-7, siamo 8-7, il pallone per la Faioni, crosta, passaggio per la giocatrice con la maglia numero 22 che sceglie Eraldo. Quest'oggi Faioni vestita con il grigio titanio. Sono andato a scopare questo colore, la maglia della Faioni Rosta. Iraldo, palo esterno da parte di Scheller, Iraldo, la palla finisce fuori. 11-10 da giocare in questo primo tempo, l'attacco da parte del Brescia che spinge la squadra della Leonessa, il tiro in rete da parte della formazione ospite con Simona Savoldi e siamo 9-7, doppio vantaggio Brescia e il primo in questa partita da parte della formazione di Anthony Laera. Dobbiamo recuperare immediatamente. Dobbiamo recuperare il più presto possibile questo svantaggio, riportarci subito in parità, dobbiamo essere più determinati in attacco, ci vuole un po' più di velocità nelle azioni. Sceglie Eraldo, sempre Martina Rosta, il tiro, Martina Rosta, è il suo secondo gol in questa partita, ha realizzato il gol del 9-8, si ferma il gioco, un giallo per Petrotti che è andato in panchina. Forse ha protestato, non ho visto sinceramente cosa è accaduto. Il pallone per il Brescia, fatto stare che crosta, la sua solita penetrazione ha fatto male alla squadra avversaria, ha realizzato il gol dell'8-9. Attacca il Brescia, fiero del suo gol di vantaggio. Spinge con Ghilardi, poi Galli, Savoldi, Sofia Ghilardi, Girotto, davanti Savoldi, Savoldi in tre su di lei, la palla sfila, rete. Pallone confezionato da Sofia Ghilardi e siamo 10-8. Pallone è passato in mezzo a tre giocatrici. Nessuno però è andato ad attaccare su quello spazio. Esatto, sono andati in tre su un uomo quando bastava magari una persona in meno e chiudere verso lo spazio che si era aperto. Peccato, poteva difendere meglio questa situazione. Siamo 10-8, mancano 9 minuti e mezzo al termine di questo primo tempo, c'è Ricamano Zellara dietro, passaggio per Chiara Bonamano che avanza, il tiro, Chiara Bonamano va a cogliere quasi l'incrocio di pali e siamo 10-9. Pallone buttato via da quest'altra parte, poi bisogna riprendere dal centro del campo per Chiara Bonamano, la terza rete in questa partita, arriva a quota 24 in questo campionato. Vediamo, settimana prossima ci sarà la sosta del campionato proprio per far giocare la nazionale italiana contro l'Olanda. Pallone giocato da parte del Brescia con Federica Galli, eccolo in posta il capitano che va a servire Sofia Ghilardi. Galli, classe 79, pallone dietro, arriva Galli, lo scarico verso Ghilardi che la tira fuori ma c'è stato il fallo mentre stava tirando, quindi si va a riprendere il possesso per la squadra bresciana della Leonessa. Si gioca Ghilardi, pallone per nessuno ma c'è stato il fallo ai danni della numero 24, arriva anche Piffer che la serve bene con il piede e quindi si vuole giocare nuovamente con Sofia Ghilardi. Pacifico indica la grinta alle sue giocatrici, sembra quasi sia marcatura la posizione di praticamente di terzino, poi il tiro deviato da Costa e la palla va fuori, esulta Martina Costa, c'è il passivo per il Brescia. Credo fino ad uno o due passaggi sono stati effettuati da parte del Brescia. Savoldi a Ghilardi, largo, larghissimo, la zona qui non riusciamo a vedere, poi Ramassotti fuori sul tiro di Girotto e si riprende per questi ultimi 8 minuti, batte le mani Pacifico, c'è Chiara Bonamano, deve essere l'attacco del pareggio, l'attacco del pareggio questo. Sentiamo già la tensione qui in tribuna, Martina Rosta serve Chiara Bonamano che paglia la rità, Brescia ha raccolto molto dietro, 6-0 ancora da parte della formazione ospite con Galli che non va a attaccare su Iraldo. C'è Chiara Bonamano, c'è Martina Rosta, Sheila Iraldo, scivola il pallone a Martina Rosta, la recupera,
c'è l'Eraldo, la guerriera davanti, Maruzzella che ha trovato il rigore. Che angolo che ha trovato Iraldo, eh! Lì non so quante l'avrebbero passaggio dato. Passaggio bellissimo, passaggio bellissimo. Maruzzella con la maglia in bocca forse ha preso la botta, si rialza e vediamo l'arbitro mentre il Brescia cambia il portiere. Fuori Piffer e dentro Caglio, Brescia molto agile. Vedrei, infatti già danza sulla porta. Chiara Panamano contro Caglio. L'anno scorso ha parato due rigori Caglio in questa partita. Dentro Chiara, Bonamano, siamo 10-10, la Feoni pareggia con la rete del Verve Solidario. Diciamo, l'anno scorso Caglio in questa gara ha parato due rigori in Feoni Brescia, vinta 31-30 da parte del Brescia. Passi! Passi da parte del Brescia, la palla per la Faioni che viene in attacco con Sheila Heraldo, controlla la giocatrice portoricana Martina Rosta, c'è Chiara Bonamano, ancora vedete Faioni che può giocare tranquillamente tra terzine centrale, non c'è nessuna pressione da parte del Brescia, Heraldo allaga Ferretti, Federica! Ferretti dall'angolo mancino, il gol del vantaggio per la Faioni, il secondo gol di Federica Ferretti, l'altro grande gol di Ghilardi. Che angolo che ha trovato Ghilardi, siamo 11 pari qui al Palasport in Solera Damagnini. Lui dice che già si sta prendendo molte responsabilità, questo tiro bellissimo, molto bello. Ramazzotti l'ha visto solamente all'ultimo praticamente, poteva fare poco qua. Crosta per Heraldo, la Faioni che si porta nuovamente in attacco con Maruzzella, scarica per Chiara Bonamano, passi da parte di Chiara Bonamano, ha fatto quel passetto in più. Sì. Vediamo da quest'altra parte il Brescia, Ghilardi a terra, mette le gambe davanti alla palla e subisce il fallo di Chiara Bonamano dopo il passaggio da parte di Fiorillo. Dentro anche Tanic, è andato in panchina Tanic per qualche minuto. Mossa, insomma non ci aspettavamo certamente da parte di Cosciola Era, Ghilardi, Galli, Tanic, ancora da attacca il Brescia Faioni che difende tutta dietro abbastanza, anche se vedete ancora una giocatrice che va a terra, si tratta di Oliveri, Ghilardi in mezzo, Heraldo, è entrata però nell'area di porta Heraldo, quindi deve lasciare il pallone, ha fatto il passaggio di tecnico, quello di Sheila Heraldo in precedenza per Maruzzella. Il Brescia che quindi ha provato a, diciamo così, a rubare i ferri del mestiere, diciamo così, e come si dice in gergo, pallone per Galli, Ghilardi dall'altra parte dove non c'è nessuno, il pallone sfila, è per la Faioni. E là era entrata per fare il doppio pivot e non se n'è accorta la Ghilardi, per cui non ha trovato nessuno al passaggio. Sheila Heraldo, Martina Rosta, Chiara Bonamano prende il pallone, la classe 95, vediamo l'attacco della Faioni con la coda a cipolla da parte di Martina Rosta esibita quest'oggi, Erika Maruzzella, il capitano Soldato Jane ha servito le compagne di squadra, adesso a mezzo a due avversarie, dalla sinistra Faioni Heraldo, Martina Rosta, cavazza il tiro, raccoglie il pallone Piffer che è rientrato in porta, occhio Oliveri, passi, si ferma il gioco, passi, altrimenti era gol, abbraccia larghe, protesta la Era che non condivide la visione arbitrale, Chiara Bonamano. C'è l'attacco da parte della squadra Civitavecchiese, Heraldo scivola il pallone, forse ci vuole un po' di pesce, già molte volte che scivola il pallone. Sheila Heraldo, indicazione da parte di Pacifico, credo per Crosta se non vado errato. Poi Heraldo, Chiara Bonamano, il verme solitario, Faioni con Martina Crosta, va l'attacco Martina! Crosta, l'angolo era libero, Piffer l'ha lasciato, è il gol da parte di Martina Crosta. Terza rete per lei in questa gara. Un controtempo bellissimo. Vantaggio Faioni 12-11. Ancora il cambio difesa-attacco con l'ingresso di Fiorillo per il Brescia. Ghilardi, pallone giocato verso Tanic. Mariana Tanic, me lo dono, non l'abbiamo vista molto, a parte qualche imperversata nei primi minuti. Dovremmo fare un bel break adesso per andare. Ecco, ottimo. Per andare all'intervallo con un paio di gol di vantaggio. Nonostante la reazione il Brescia difende il possesso, fuori Ghilardi e dentro Girotto, molti cambi per l'Era fino a questo momento in questa gara. C'è Galli, Federica Galli, il tiro di Tanic, realizza il gol del pareggio, Mariana Tanic, primo gol per lei in questa partita.
da parte della giocatrice ospite. Crosta, Maruzzella, Iraldo, Iraldo, Sheila! Iraldo si fa vedere con la sua esultanza e siamo 13-12 per la Flavioni che torna avanti nel punteggio. Tocca Iraldo Girotto, poi esulta, stava tirando Girotto, da lì è stata molto pericolosa. Si può giocare con Simona Savoldi, è stata anche protagonista di alcune monografie da parte della stampa bresciana, lunghe interviste per celebrare lei anche la pallamano della sua città. Sicuramente pallamano a Brescia considerata molto di più rispetto a Civitavecchia, poi questo è un discorso molto lungo. Tanic va a terra, il fallo di Francesconi, fuori per due minuti Francesconi. Seconda inferiorità numerica per la Fiorentina in questa partita. Una invece per il Brescia con Girotto, l'altra è stata di Manuzzella. 2 minuti e 04 da giocare in questo primo tempo. Il pallone per Mariana Tanic, la serba, va a servire Girotto che poi scambia con la compagna di squadra di ottava di Fiorillo. Il tiro fuori, ha toccato la Massotti. Grande intervento di Romina Ravassotti che esulta, indica di sì con il pugno, forse per lei anche occasione di riscatto dopo un inizio di campionato non certo favorevole per lei e la Fraioni. Fuori Maruzzella e dentro Mara Buonamano. Siamo un uomo in meno, quindi dobbiamo adoperarci per un attacco molto lungo, facendo scorrere il tempo, cercando di andare all'intervallo in vantaggio. Ecco la qualità dell'azione, il possesso da parte di Mara Buonamano, cuore di mamma per la sorella Chiara, allarga Martina Crosta, distende l'azione credo per Iraldo, e dall'altra parte sbaglia il passaggio per Ferretti. Niente, troppo azzardato il passaggio di Iraldo per Ferretti, ormai lo sanno quelli del Brescia, Galli, Savoldi, chiedo scusa, Tanic, pallone per Oliveri che palleggia di sinistra ma può giocare anche di destra, abbiamo visto in questa partita. Tanic, pallone per Girotto, Girotto riprende il pallone, allarga l'azione, non va il tiro il Brescia, ultimo minuto di questo primo tempo, si gioca il time out, coach Laera, palla è entrata in porta, però chissà se non ci fosse stata un'interruzione. Ecco, queste situazioni spesso la pallanuoto accade che c'è una controfuga e l'allenatore chiama il time out. Secondo me ha sbagliato l'allenatore, lo chiamava prima, appena iniziato l'azione. Oppure ormai a 50 secondi alla fine faceva fine l'attacco. Quindi siamo 13-12, Leoni che sta comandando, una partita molto equilibrata Maurizio. Sì, molto equilibrata perché le difese stanno prevalendo sugli attacchi. Errori da parte nostra, qualcuno in attacco, ma diciamo più dobbiamo incidere un po' di più con la velocità. Non siamo fluidi e veloci come in altre partite. E vediamo anche Enrica Bartoli in tribuna, ancora non conosciamo l'entità del suo infortunio al crociato, forse martedì potrebbe essere il giorno decisivo per lei, c'è un pochino più di ottimismo, però ancora non si può dire nulla, se è un infortunio grave potrebbe farle saltare grande parte della stagione oppure è una cosa che si può risolvere nel giro di qualche settimana. Non c'è Francesca Fanelli per impegni personali, mentre sappiamo anche del suo infortunio, però dovrebbe tornare per Bressanone tra 2 settimane. Vediamo in tribuna anche l'ex giocatrice della Flavioni, Flavia Berneschi, sappiamo è andata a vivere in Australia, però in questo momento è in vacanza a Civitavecchia. Il pallone giocato da parte del Brescia con la avanzata sulla sinistra di Fiorillo, Tanic, Mariana Tanic, la gioca, palleggia, Girotto, occhio a Girotto, arriva Chiara Buonamano infatti, Tanic è sola, Ravassotti, la Gattanera si è opposta, il portiere della Flavioni, parata, applaude pubblico del Palasport. Attacca il Brescia, Tanic, gol, questo non si poteva prendere. Rete del pareggio da parte di Mariana Tanic, siamo 13-13. Ultimi 18 secondi, si riprende a giocare. 14-13-12, bisogna andare a tirare. 10-9-8, bisogna sbrigarsi, Mara Buonamano. Scarica per Chiara Buonamano che si fa con il tiro sotto mano. Rischia di prendere il contropiede Piffer, che poi tira porta a porta. Controlla con la gamba Romina Ravassotti, 13-13, finisce il primo tempo Maurizio. Ma ripeto quello che ho detto prima, attacchi contratti, le difese hanno soprattutto quella della Brescia avuto una prevalenza con una 6-0, la nostra difesa non è molto aggressiva, stiamo facendo anche noi una 6-0 con uscita,
non lo so, non vedo una velocità per ripartenze in contropiede o in seconde fasi. Dobbiamo cercare di essere più fluidi in questo senso. E noi ci vediamo tra poco anche per commentare il secondo tempo di questa importantissima partita sulla strada della salvezza. Siete tornati in collegamento in Palasport in Soledad Magnini per questa gara tra Faioni e Brescia, sempre ottava giornata del campionato di Serie 1, scontro salvezza importantissimo. Pacifico si è preso tutto il tempo possibile per parlare con le sue giocatrici, tant'è qualcuno del pubblico anche iniziava a dire oh, alle 6 inizia Lazio-Roma e quindi magari sono interessati anche al derby di calcio, ma noi ovviamente siamo interessati più che altro alla palla a mano, così come Maurizio pronuncia qui al mio fianco, non so nemmeno che squadra tifa. Quindi no, non lo penso. Dico, non lo dico. Ah, quindi no. una delle due? No, nessuna delle due. Il via per dare la partita. Una squadra del nord, vicino a Brescia magari. Sì. È quella mia magari? Quella che indosso adesso? È quello che indosso? No, assolutamente no. Quella... Ah, annaggia, quella. Vabbè, allora non andiamo sulla stessa lunghezza nuda. Torniamo alla palla a mano che forse è meglio con Simona. Un po' di rosso e un po' di nero. Come portiere del Brescia, Piffer. Attenzione Tanic, la palla entra, ma rigore. Non ha dato vantaggio l'arbitro. E quella era gol. Si salva la Flaioni. Però torniamo che un pochino seri perché la tensione è davvero palpabile e Pacifico ci ha messo tantissimo durante l'intervallo a far entrare i suoi giocatrici in campo. Il pallone è per Galli, il capitano. Rete di Federica Galli, secondo gol in questa gara, entrambi sul rigore. Le segnature da parte della giocatrice classe 79 del Brescia, che anche ha giocato, come detto, a Bancola in provincia di Mantova, ha anche vinto il premio Leonessa al comune di Brescia qualche anno fa per essersi messa in luce come atleta donna. Per la Faioni c'è Iraldo Crosta, si oppone Piffer, Maruzzella, Erika! Maruzzella, che gol che ha trovato! L'ha toccata con la manina, piano piano, il gol del pareggio da parte della Faioni. Siamo 14-14, 1-1 in questo secondo tempo. Non ci credeva nemmeno forse Maruzzella, l'ha buttata via giusto per allontanarla. E gol, palla che si è andata a stampare praticamente a fil di palo. Il Brescia in avanti, Savoldi, c'è anche la compagna di squadra Fiorillo. Vediamo Tanic, serve il pallone, c'è Girotto, Tanic, pallone servito verso destra, Galli, Federica Galli, Girotto, si alza Crosta, poi scontra fuoco tra Francescogni e Girotto, alza le mani Pacifico, invita le sue ragazze ad alzare le mani, eccole pronte, forse c'è il tiro di Girotto, palla fuori, alta, fuori di poco, conclusione da parte di Girotto. Palla per la Flaioni, Iraldo, il tiro fuori in seconda fase, la Flaioni ha provato a giocarla con Shaila Iraldo, la guerriera ci ha provato, la palla non è andata bene, seconda fase molto sfruttata la Flaioni nella gara di sabato scorso a Conversano. Galli, davanti per Crosta, e batti la Crosta va via, oh il pallone per Francesconi, il tiro alla Giulia, Francesconi, 15-14, il primo gol in questa partita per Francesconi. Crosta fermata in maniera quasi rugbistica da parte delle giocatrici bresciane. Si prepara Ghilardi, eccola in campo la giocatrice di carnagione chiarissima per quanto riguarda il Brescia. Federica Galli, il capitano per Tanic. Eccola Tanic a servire la sua compagna di squadra. Tanic ha anche vinto dei trofei in patria con la maglia del Radnički. C'è Ghilardi addosso Crosta, anche Iraldo già conosciuto Ghilardi per cui stiamo vedendo la sua avanzata per interrompere le azioni da parte del numero 24 del Brescia, si può giocare quindi con Galli che scandaglia l'azione da questa parte verso Tanic, il pallone dietro nuovamente per il Brescia, Ghilardi, Ramassotti la tocca ma la palla entra, qua poteva fare meglio. Velocissimo Ghilardi, velocissimo, sì, un braccio velocissimo. Assolutamente, merita la nazionale, Ghilardi, no, contropiede di Fiorillo. Rete da parte di Ferillo, il Brescia in vantaggio. Siamo 16-15, la Fiorillo che ha perso il pallone in maniera un po' precipitosa, Maurizio. Sì, un passaggio diciamo senza guardare, in effetti dobbiamo stare un po' più attenti. Velocità sì, ma sempre con cervello. Facciamo ordine, Brescia si è portato in vantaggio dal 15-14 al 15-16. Rete di Ghilardi e rete anche da parte
della compagnia di squadra Fiorillo. Va a terra Hinaldo, botta in testa, due minuti, va fuori una giocatrice del Brescia. Hinaldo si rialza, fuori Petrotti per quanto riguarda la formazione lombarda. Si rialza Hinaldo, applaudito dal pubblico del Palasport in Solera da Magnini. Un po' arrabbiato appare l'Aera. Arriva Erika Maruzzella, pronta a rimettere il pallone in gioco, il capitano. Un uomo in più per due minuti, dobbiamo riuscire a sfruttare questa situazione. Questa cosa sta un pochino mancando, Fiorillo non riesce ad essere furba, non riesce ad essere vispa in alcuni momenti della partita in cui potrebbe sfruttare le situazioni che arrivano anche da parte degli arbitri. Il pallone è giocato da parte della Flavioni con Hinaldo, crosta, appoggia per Francesconi, palo colpito dalla Giulia Francesconi, la palla quella lì, che parata di Piffer su Ferretti, Chiara Bonamano appoggia Hinaldo, scivola il pallone, la palla rende Brescia, ma arriva subito la Giulia Francesconi ad evitare il contropiede da parte delle maglie bianche. Peccato, siamo stati anche un po' sfortunati, super parata di Piffer su Ferretti. La giocatrice di Besenello in provincia di Trento è intervenuta, lei di Besenello così come Petrotti che è fuori per due minuti. Ghilardi, Sofia Ghilardi, Federica Galli, Natalia Girotto, l'italo-brasiliana, eccola lei a giocare ancora il pallone per quanto riguarda la squadra ospite. Che marcatura alta, fallo di Ferretti all'ultimo su Ghilardi, si arrabbia il pubblico ma si continua a giocare con Savoldi, il passaggio. Schermaglie tra Savoldi e Hinaldo, si gioca con Girotto che passa fuori, rigore conquistato da Girotto, un uomo in meno purtroppo, un peccato, ecco, poi non riesce a sfruttare le azioni positive che arrivano. Girotto contro la Massotti, cambia rigorista, è Tanic, no, ormai devi tirare Girotto, l'arbitro si va a sentire, l'arbitro Manuele di Siracusa. Natalia Girotto va a prendere l'incrocio dei pali e segna la rete del 15-17. Brescia avanti di 2. La Faioni gioca al fazzone di passi. Niente, non riesce a sfruttare la superiorità numerica la Faioni. Non riesce a sfruttare questo fattore. Vediamo il Brescia che viene in avanti con la palla giocata da parte di Lor Oliveri. Galli distribuisce il pallone verso Girotto, Federica Galli, arriva anche Ghilardi, il pallone per Girotto, il tiro deviato da Rosta, fallo ai danni della italo-brasiliana. Martina in attacco voleva sulla prima azione voleva servire il pivot, poi ha visto che era coperta, solo che ha fatto infrazione dei passi. Finisce in fedele numerica per il Brescia, quindi Faioni che vede i suoi avversari a giocare a uomini pari. Tanic dalla destra, il pallone giocato da parte di Girotto, appoggia davanti, perde il pallone il Brescia, Ramassotti, Ferretti la prende, 3 contro 2, Ferretti, fermata Ferretti, il fallo di Tanic, l'arbitro espelle Tanic momentaneamente, le risate di Tanic, risate amare da parte della serba e quindi Tanic va fuori per due minuti. Praticamente Faioni 4 minuti in più possiamo dire, così come è accaduto contro il Teramo, ma eravamo nella parte finale della gara. Proteste da parte del Brescia, siamo quelle ravvisate da parte della Faioni in precedenza. Adesso velocità nel giro di palla per servire le ali, con uno scalare velocissimo, è importante questa azione. E bisogna recuperare due gol di svantaggio, Hinaldo, crosta. C'è Francesconi con la palla che arriva, fuori, non c'è nulla su Francesconi. Arrabbiato Pacifico, giustamente, errore chiaro da parte di Anna Giulia Francesconi. Ma no, dovevamo almeno girare facendo un paio di azioni un po' più complesse, visto che eravamo con un uomo in più, non subito al terzo passaggio. L'attacco da parte del Brescia, che comanda sempre con due gol di vantaggio. Galli avanza, vuole la compagnia di squadra Savoldi, Girotto, fermata da Francesconi, che per poco non la prende. Si è scontrata anche con l'avversaria che si rialza nonostante una botta alla tempia, si tratta di Oliveri, il passaggio per Girotto va a terra, sfondamento, no, fuori per due minuti Francesconi, parità numerica adesso, è la seconda per Francesconi, occhio, Francesconi alla prossima entra fuori dalla partita.
si rialza Girotto, subito una botta anche lei, così come Oliveri. Il Brescia può giocare adesso con l'uomo in più, attenzione a questa situazione, si gioca siamo con pari, Galli. Siamo pari però. In questo momento pari, in questo momento pari perché anche, è vero, c'è in Federazione America tutte e due le parti. Il pallone, però fra poco entrerà quella del Brescia. Il pallone giocato da parte di Girotto, perde la palla, crosta la presa. Andiamo, c'è Baruzzella libera, 3 contro 2. La palla dov'è? Da parte di Martina Arrosta, che la gioca per Chiara Bonamano. Ancora a profondo rosso per Scella Hiraldo, Chiara Bonamano. Il fermo solidale, Hiraldo, finta e prova dentro. Fermata, pick and go di Hiraldo. Baruzzella, Chiara Bonamano, attendista Chiara Bonamano in questa situazione. Hiraldo esegue il tiro, deviazione da parte di Piffer, fuori. Palla che è andata dritta per dritta praticamente, con Piffer che ci ha messo la mano sinistra, e quindi il Brescia può andare ancora in avanti per cercare di anche allungare il passivo. In questo momento il Brescia con 6 giocatrici, non c'è ancora superiorità numerica da parte del Brescia, non è ancora entrata la giocatrice che era fuori, e quindi si gioca buoni pari, formazioni 6 contro 6. Il tiro di Ghilardi stampato su Hiraldo, si ferma il gioco, fallo per la Faioni. Ferretti 2 contro 4, occhio, buona Ferretti che non c'è lo spazio per andare avanti. Hiraldo controlla, adesso vantaggio numerico da parte del Brescia, è rientrata in campo la giocatrice che era fuori. Si gioca un Chiara Bonamano, sceglie Hiraldo, Faioni che fa trascorrere il tempo. Aspettiamo di sapere quanto rientrerà Francesconi, che sta parlando con il direttore sportivo Nando De Paulis. Crosta dietro per Chiara Bonamano, Hiraldo, il tiro, Sheila! Hiraldo! Meno uno per la Faioni, Hiraldo realizza il gol numero 5 in questa partita. Con un uomo in meno e sbagliamo gli attacchi con a parità, è incredibile. Da che dipende? È incredibile, dalla testa, sicuramente. Sì, non avevamo altre soluzioni. Pronto a rientrare in campo Francesconi, che parla con i giudici di linea, quindi può rientrare in campo. Ghilardi perde il pallone, Francesconi glielo prende, giocata da amica praticamente, possiamo dire. Ferretti va in porta, no! Fuori, come ha fatto a metterla fuori, forse l'ha toccata al portiere, ma ha fatto stare Delice la mezza porta libera. Occasione clamorosa sprecata dalla Faioni, che adesso torna in difesa sotto di un gol. Mancano 20 minuti al termine di questa partita, può giocare il Brescia con la giocata da parte di Ghilardi verso Tanic, Ghilardi, Savoldi, Tanic, e c'è anche nuovamente Federica Galli dietro per Tanic, Mariana Tanic, al rimorchio Ghilardi, Ramazzotti! La Cattanera di Avellaneda è intervenuta, sicuramente una delle sue migliori prestazioni fino a questo momento, la maglia di Maruzzella, Erika Maruzzella, il pareggio della Faioni. Siamo di Allora, la fase psicologica in questo momento è a favore della Flavioni, rimonta di 2 gol anche con un uomo in meno, e dobbiamo sfruttare questo momento per gli ultimi 20 minuti della partita. Quello che sta mancando a Paolo Flavioni, è vero che ci sono state tante sfortune, però quando ti capita qualcosa di buono devi sfruttarlo, Flavioni non lo sta sfruttando in questo campionato. Manca la testa e nelle fasi fondamentali, nei momenti topici manca quella freddezza e l'usare il cervello nei momenti fondamentali. Serve la velocità quando sei libero di testa, quando sei in vantaggio, quando ti gira bene e giochi bene. Nei momenti topici importanti serve il cervello, serve ragionare. Siamo 17-17, tecnici a colloquio con le proprie squadre. Vediamo, Flavioni non giocherà sabato prossimo perché c'è la sosta del campionato, mentre inizia invece la palla a nuoto. Flavioni che poi giocherà sabato 2 dicembre alle 19 a Bressanone. Contro il Bressanone dovrebbe entrare Fanelli per quella partita. Invece il Brescia giocherà in casa alle 18 contro lo terzo. Poi sabato 9 dicembre 16:30 Flavioni contro Ferrara, e alle 18 Estense contro Brescia. Ferrara un altro avversario, qui si può vincere a mio parere quella partita, anche perché da quello che ho visto la Ferrara ultimamente si è anche indebolito. Poi vedremo un attimo questa situazione. E il pallone è giocato da parte di Ghilardi, Galli. C'è Sofia Ghilardi in posizione di centrale, arriva anche Savoldi, Simona Savoldi,
Pallone giocato verso Federica Galli, dietro per Tanic che avanza contro Iraldo e Francesco Di Pappa non la prende. Si ferma il gioco, scontro tra Francesconi e Galli. Ghilardi, occhio che passa da lì, crosta la toccata, ma c'è il fallo per il Brescia, in favore del Brescia comunque. Galli, 18 e 40 da giocare, sempre 17 pari. Galli da dietro, il Brescia viene in attacco, il pallone, tiro, gol. Sofia Ghilardi porta in vantaggio il Brescia, grande esecuzione da parte della giocatrice della formazione ospite, giocatrice di Cologne. Iraldo allarga per Francesconi, Francesconi crosta, occhio qui, crosta, in mezzo a tre, il tiro, palo, ma c'è stato fallo. Vantaggio non accumulato praticamente da Fleury in questa situazione, visto che il tiro è stato comunque effettuato. Crosta forse ha tirato e quindi non doveva farlo a mio parere. Fatto sta che si può nuovamente giocare con Martina Rosta, passaggio per Chiara Bonamano, nuovamente passaggio per la sua compagna di squadra, profondo rosso, sceglie l'Aldo, Rosta appoggia male per Chiara Bonamano, si trova tutto sul destro e quindi Brescia in avanti. Occhio da questa parte perché c'è Fiorillo che spinge, il Brescia difende il suo gol di vantaggio, cerca il più due. Galli a parlare con le compagne di squadra, vediamo Oliveri, vediamo anche Tanic. La gioca il Brescia, spinge Federica Galli, scambia con la sua compagna di squadra che è Sofia Ghilardi, avanza Galli, dietro Ghilardi, il tiro, gol. Niente, Ghilardi ha troppo spazio e Ramassotti non riesce a intervenire, siamo 19-17. Un'altra volta due gol sotto alla Fraioni, come accaduto in precedenza, non è riuscito a sfruttare l'onda positiva, no. Ma mancano ancora 17 minuti. Chiara Bonamano, passaggio per Scialinaldo, davanti Manuzzella, raddoppiata dalle giocatrici avversarie, quindi cerca di trovare gli spazi. Adesso si sposta verso la zona di crosta, sceglie d'Aldo, Chiara Bonamano, spinta di Galli verso Manuzzella, attacca la Flavioni con il passaggio per sceglie d'Aldo, allarga per Francesconi che questa volta non va con il tiro, sbaglia il passaggio, niente, troppi non errori riesce... abbiamo fatto tre errori di seguito sui passaggi, sì. Errori troppo banali, non riesce a trovare l'onda positiva a Giulia Francesconi fino a questo momento. Gellone giocato da parte di Sofia Ghilardi che poi va a servire la compagna di squadra, si tratta di Fiorillo. Maglie bianche in attacco, le leonesse spingono per cercare di vincere la prima partita in questo campionato. C'è il Brescia che la gioca con Galli, il passaggio verso Tanic, fermata e pallone per il Brescia. Occhio perché lì stava per segnare chiaramente Tanic. Mariana Tanic si rialza, la giocatrice del Brescia, la straniera, classe 93. Anche giocato in Spagna con l'Alco Bendas, dove ha giocato l'anno scorso. Pallone giocato da parte del Brescia con Galli per Tanic, ha spazio, il tiro, palo! Se l'è sbagliata qua Tanic, il tiro, Oliveri, Ramassotti! La palla entra, gol di Oliveri. Niente, non riuscite a evitare questo gol. Ramassotti che si è girata quella situazione. Oliveri segna il suo primo gol in questa partita. Credo massimo vantaggio Brescia, tre gol di vantaggio, non ce l'aveva mai avuti fino a questo momento la formazione di Anthony Laera. Iraldo, crosta, Shaila Iraldo, Chiara Bonamano, 15 e 30 da giocare, ancora lunga, ma sono tre gol da recuperare. Chiara Bonamano, Shaila Iraldo, Martina Crosta, che avanza, allarga per la Giulia Francesconi, addosso a Piffer. La palla va fuori però, peccato per il Brescia, ma la Faioni deve sfruttare adesso questa situazione. Con Giulio Francesconi che recupera il pallone per la rimessa in gioco. La rimessa laterale contro il tocco del portiere per il tiro d'angolo, ovviamente no. Chiara Bonamano, niente, di improvviso, non c'era assolutamente questa conclusione da parte di Chiara Bonamano, quindi si torna in gioco. Con... senza idee, stiamo in una fase senza idee, per cui ecco che avviene questi tiri così estemporanei. Seconda parte di questo secondo tempo. Siamo al 15esimo, anzi al 16esimo per essere precisi. L'attacco da parte del Brescia, spinge la formazione di Anthony Laera con il pallone verso sinistra. Ghilardi ha spazio, il tiro, gol, ma Ghilardi ha 3 metri di spazio tutte le volte e realizza la rete del 17-21. 4 gol di vantaggio. Pacifico chiama giustamente il time out perché altrimenti si rischia di continuare questa situazione che favorisce il Brescia, che in questo momento forse impugna la partita? Ma è ancora presto perché manca mezzo tempo, però in effetti l'onda favorevole ce l'ha il Brescia in questo momento.
dobbiamo invertire la situazione, dobbiamo essere concreti in attacco e cercare di non sbagliare. Abbiamo avuto tre azioni con tre passaggi sbagliati e tre gol delle avversarie. Il coach Pacifico si sta facendo sentire, sta cacciando delle urla, come è giusto che sia in questa situazione. Mancano 14:30 al termine di questa partita. Brescia comanda con 21-17 nei confronti della Flaioni, che ora come ora rischia di uscire sconfitta anche questa volta dal suo terreno di gioco casalingo. Adesso parole anche da parte di Anthony Lera, il tecnico pugliese, classe 84, quindi più giovane rispetto a Pacifico. Laureato in scienze motorie, vanta una lunga esperienza come assistente allenatore e assistente tecnico. In Italia ma anche in Lussemburgo, dove è stato assistente di Trillini con il Kerry Yang. Poi ha chiuso la carriera di giocatore a 23 anni per un grave infortunio. Ha fatto parte, quando giocava, di Fasano, Conversano e Putignano. Si riprende a giocare con il pallone per Erika Maruzzella, pronta a organizzare questa azione. Erika ha bisogno assolutamente di ridurre lo svantaggio già in questi minuti. Martina Rosta, scelerato, è una sconfitta di livello importante quella di oggi qualora arrivasse per la Faioni, che rimarrebbe ancora a 0 punti a 3 giornate al termine della fine di giornata d'andata. Pallone per Rialdo, che serve Erika Maruzzella, Chiara Bonamano. Chiara Bonamano, scandaglia l'azione per Martina Rosta, che trova lo spazio, Martina! Rosta! La rete del 18-21, ha superato il cordolo, ha realizzato il gol numero 4 per lei in questa partita. Ferma nuovamente il gioco, poi riprende immediatamente ingresso in campo di Ghilardi, che prende il pallone in questo momento, spinge lei con la sua coda il pallone giocato da parte di Tanic. Faioni che si difende tutta dietro, adesso anche Enrica parte a sostenere i suoi compagni in squadra dalla tribuna. Savoldi, vediamo il pallone, Tanic, la Bassotti, la palla lì, non può prenderla Tanic perché la lì porta la palla da parte di la Bassotti. Quest'oggi un po' dolce e un po' salata la partita da parte di Dominata Bassotti. Ferretti, Ferretti fermata. Qua ha sbagliato Ferretti, doveva prendersi. Ah, forse no. Ha fatto bene a passarla per prendersi questo fallo. Hiraldo, Hiraldo per Crosta. Tiro alto, ma c'è il fallo giustamente da parte degli arbitri. Quindi si può nuovamente giocare fuori Ghilardi, che forse ha dato una manata a Hiraldo che non l'ha presa bene. Si può riprendere a giocare, però Hiraldo deve guardare da quest'altra parte perché c'è la porta da cui andare a segnare. Crosta, passaggio per Erika Maruzzella, che allarga l'azione verso Chiara Bonamano, dietro per scegliere Hiraldo. Hiraldo distende l'azione verso Crosta, il pallone, poi Maruzzella prova a prenderla, c'è Ferretti in quella zona ma non la prende. Pallone per il Brescia, il fallo che non arriva, adesso sì, e i danni di Savoldi, 12:40 da giocare in questa partita. Cambia attacco difesa per il Brescia. Torna in porta Piffer per quanto riguarda la formazione ospite. C'è la giocata in avanti da parte del Brescia che difende i suoi 3 gol di vantaggio nei confronti della Faioni, quindi si può andare con Federica Galli che scambia con Sofia Ghilardi, ancora Galli, Galli per Savoldi, Ghilardi, Ghilardi davanti, il pallone non arriva al bene al Brescia, sfondamento da parte del Brescia, l'azione spinge Maruzzella! No! Addosso a Piffer, niente, si è mangiata pure questa la Faioni, questa volta con Maruzzella. Occasioni sprecate, già ne abbiamo contato un po' per quanto riguarda la squadra di Patrizio Pacifico, che rimane sotto di 3 reti. Brescia che comanda adesso, va a trascorrere anche un po' il tempo. Oliveria, una botta alla pancia, ma continua a giocare. C'è Galli che sprigiona l'azione. Terzina e centrale, Brescia che si conferma squadra che passa poco dalle ali per andare all'azione offensiva. Il tiro, gol. Da parte di Girotto, lasciata un po' sola. E rete del 18-22, ancora massimo vantaggio per il Brescia. Crosta, Crosta, il tiro, Piffer la mette fuori, però Faioni che si è un po' disunita in questo momento, possiamo dirlo. Sì, si è disunita e non riusciamo a concretizzare come si dovrebbe nei momenti importanti. Il Brescia in avanti, 4 gol di vantaggio. Credo che in questo momento la partita in pugno sta giocando meglio la formazione ospite rispetto a quella di casa. Ghilardi, il pallone per Galli, poi attenzione, vediamo Girotto, poi c'è la spinta da parte del Brescia, il tiro fuori, non l'ha toccata nessuno, conclusione da parte di Ghilardi. La Faioni viene avanti per cercare di ridurre lo svantaggio, c'è quindi Chiara Bonamano che spinge l'azione da parte della Faioni, Chiara Bonamano, il fallo in favore della Faioni. Gol che quindi non viene concesso a Chiara Bonamano. Erika Maruzzella,
Iraldo Sheila, Iraldo, 19-22, la rete numero 6 da parte della Guerriera, che grida, spinge anche il pubblico a metterci il cuore oltre l'ostacolo. Frasi forse fatte, ma anche in questo momento ci stanno, calzano a pennello per raccontare le fasi avvincenti di questa partita, giunta nei suoi ultimi minuti, ultimi 10 minuti di gioco. 3 gol da recuperare per quanto riguarda la Faioni. Il pallone per Ghilardi, che fa servire Galli, e c'è quindi Savoldi, nuovamente Ghilardi, il pallone ancora per il Brescia che viene avanti con Girotto. Il tiro fuori, però il pallone è per il Brescia perché c'è la rimessa in gioco, perché è stato effettuato fallo ai danni dell'Italo brasiliana. Si può quindi riprendere a giocare il pallone giocato da parte del Brescia, che va a giocare con Galli, il pallone verso Girotto. Francesco Del Rio, arriva anche Iraldo, il fallo ai danni di Natalia Girotto, che si prende questo possesso. Si lamenta anche con gli arbitri. Il pallone nuovamente in gioco, giocato da parte del Brescia. Ghilardi, il pallone per Galli, e poi c'è anche Oliveri. Attenzione Oliveri, sfondamento da parte del Brescia. Faioni che va in attacco, il pallone servito a Romina Ramassotti. È pronto a entrare Spizzico in campo, Francesco Spizzico. Iraldo dall'altra parte per Ferretti. Ferretti dietro per Chiara Banamano. Il verbo è solitario. In posizione di pivot Francesco Spizzico, oggi è entrato il suo compleanno, compie 16 anni. La classe 2001. Martina Rosta. Sheila Iraldo, 9 minuti al termine, 3 gol da recuperare. Chiara Bonamano, Martina Rosta, la numero 10 per il numero 22. Sheila Iraldo prova ad avanzare, il tiro, Sheila Iraldo, ci pensa sempre lei, la portoricana. 20-22 la situazione. Faioni che da meno 4 passa a meno 2, vuole il tamotto Chiara Bonamano e lo chiama, però si deve continuare a giocare. Gli arbitri non l'hanno avvisato. Difesa aggressiva, una 3-3 aggressiva, ha cambiato difesa immediatamente, recupero palla. Questa cosa è importante, molto importante. Chiara Banamano! Sì. Chiara! Banamano! Meno uno, la Faioni è ancora lì, la Faioni sta tirando fuori il cuore, sta tirando fuori la grinta per cercare di vincere questa partita. 21-22, ha segnato Chiara Banamano, che torna a segnare il suo primo gol in questo secondo tempo. Si fa sentire il pubblico del Palasport in Solele da Magnini. Seguiamo l'attacco del Brescia, che sta subendo un pochino il braccino del tennista Ghilardi. Che gol che ha trovato! Che gol che ha trovato! Bravissima, un braccio stupendo. 23-21. Le urla di Laera, che dice ai suoi compagni, alle sue giocatrici, di non pensare agli arbitri. Crosta, Faioni sotto di due. Rimaniamo attenti sulla partita. Rosta prende il pallone, lo scambio con Sceleato, avanza il tiro deviato. La palla è lì e ci arriva Galli. Contropiede da parte del Brescia, fermata l'azione. Vediamo gli arbitri che decidono, palla per il Brescia, non c'è nulla. Sul fallo per Fiorillo, che si è lamentata. Ferretti non è stata espulsa. Non c'è nulla. Pallone giocato da parte di Ghilardi. Ha graziato l'arbitro questa volta. Quindi c'era questa espulsione temporanea per Ferretti. Vediamo se continua a giocare, il Brescia va a passare i secondi. 23-21, Ghilardi, la palla davanti! Entrata alla rete, no! Dato fallo, e vabbè, dai, fa il paio con quella di prima forse. Dai, non posso dire altro, visto che c'è l'espulsione su Ferretti. Il pallone è giocato da parte del Brescia con Savoldi. 6:45 da giocare in questa partita, 2 gol da recuperare. Alta Francesconi su Galli, il tiro, Iraldo, la deviata su Girotto, Sheila Iraldo, Martina Rosta, avanza, vento, Martina vento. Rosta, sì. Martina Rosta, meno uno, ha segnato la Faioni, siamo 22-23, la Faioni rimane lì a meno uno con il fiato sul collo, il pubblico che incita la squadra, così come anche Nanno De Vallis dalla panchina e anche le giocatrici che sono in panchina. Attacca il Brescia con la spinta verso destra di Tanic, Ghilardi, Galli, Ghilardi, occhio a Ghilardi, addosso Francesconi, Tanic, sfondamento, passi da parte degli arbitri. Il pallone per la Faioni, che cerca il gol del pareggio, con Martina Rosta, Chiara Banamano, ma Chiara Banamano, 23-23, il pareggio, recuperati 4 gol Maurizio. Grandi, grandi. Una,
un cambiamento di mentalità negli ultimi due minuti, da aggressività in difesa, difesa più alta e velocità in attacco. Il cuore batte forte per questi minuti finali, 6 gol per Chiarobanamano. Ghilardi, occhio a Ghilardi, fuori, se l'è mangiata Ghilardi. Parata di Abbassotti, va bene così. Toccata. Attenzione, fuori due minuti per il Brescia. Vediamo per proteste, chi ha mandato fuori, non riusciamo a capire. Credo si tratti. Dovrebbe aver dato due minuti alla panchina. Sì, ha dato all'allenatore l'aereo. Per cui deve uscire un giocatore. E va fuori Fiorillo per quanto riguarda il Brescia, però non conta come espulsione per Fiorillo. No, non conta come espulsione per Fiorillo. Fatto sta che c'è questo. Due minuti con l'uomo in più. Due minuti uomo in più per la Faioni. Fallo tecnico possiamo se dire. Se riusciamo a invertire le superiori numeriche rispetto a prima. Sheila Heraldo, Crosta. Ultimi 5 minuti da seguire, tutti tuffiato, con gli occhi di Giordano Bonifazzi che vi sta facendo vedere questa partita, il fallo su Martina Crosta. Dobbiamo allargare in velocità sulle ali, dobbiamo cercare di allargare in velocità sulle ali, altrimenti marcano al centro e ci chiudono anche avendo l'uomo in più. Chiaro Bonamano, scende Heraldo, si ferma, va a terra. Martina Crosta era entrata liberissima perché si sono tutte raggruppate verso il centro. Però c'è Spizzico di là, non gliela danno a Spizzico, manca poco alla fine, non gliela danno a Spizzico. No. Tira Heraldo, deviazione della difesa. No. Attenzione, gli arbitri vanno al colloquio, uno vuole l'angolo e uno no. Che decidono? Palla di Brescia. L'ha toccata al portiere. Ultima toccata al portiere. Quindi possesso per quanto riguarda la formazione lombarda. Vedi, palla sprecata avendo l'uomo in più, non è possibile. È un peccato, siamo pari, il pareggio non basta, la Faioni, vediamo, non ci sono i rigori quest'anno. Situazione molto simile a quella dell'anno scorso e poi non diciamo quando a finire. Il pallone per Galli, Tanice, il Brescia. Dobbiamo rubare palla adesso in difesa. Sì, il Brescia non la molla questa palla adesso. Passi, Ferretti! Non la data a Ferretti adesso però. Chiara Panamano. No! Addosso a Piffer. La palla ancora lì. No. Infrazione di Chiara Panamano. Ha sprecato clamorosamente questa azione. Chiara Panamano. Palle che dovevano entrare. Era sola Chiara Panamano davanti a Piffer. 3:40 da giocare, Crosta incita le compagne e si incita anche da sola, anche in questo momento ci sta. Il Brescia viene in attacco, Francesconi altissima, difesa aggressiva, Ghilardi, palla per Oliveri, adesso che si è vista poco, c'è Galli, c'è Tanic, il pallone giocato verso Ghilardi, addosso, Ramassotti! Rovina Ramassotti, la Cattalena è intervenuta, ha deviato con la mano destra. Grande palla che va fuori, attacca la Faioni. Palla fondamentale. 3 minuti da giocare, siamo in parità ancora qui a Palasport. Finisce l'infinità numerica per quanto riguarda il Brescia, quindi uomini pari in questo momento qui a Palasport in sollevata Magnini. Martina Crosta, Sheila Heraldo per Profondo Rosso, e il verbo è solitario, è Profondo Rosso. Arriva anche la piccola Fabi Ferraia, Anna Giulia Francesconi, che ha la buona mano, Sheila Heraldo. Avanza Crosta, Crosta viene fermata, Martina Crosta, 24-23, la Faioni è in vantaggio dopo un lungo dominio del Brescia, però rimaniamo attenti sulla partita. Crosta per poco non la prende su Galli, c'è Tanic, c'è anche Ghilardi, fermate Ghilardi, pallone allargato, è sola Oliveri, gol loro Oliveri per il 24-24, il Brescia ha pareggiato. È la rete numero 2 per Oliveri in questa partita. Mancano 2 minuti e 10 da giocare in questa partita. Forse pause non ce ne saranno più in questo match. Il pallone è giocato da parte di Chiara Panamano, va a servire a Martina Crosta e quindi Sheila Heraldo. Ultimi 2 minuti di questa partita, così seguiamo tutti tuffiato. Martina Crosta quindi va a servire Sheila Heraldo allaga per Ferretti. La palla dov'è? Non la vediamo. Ferretti la prende. Chiara Panamano, Anna Giulia Francesconi, Chiara Panamano, il verbo solitario per Martina Crosta. Martina Crosta, 1:40 da giocare, Sheila Heraldo, Martina Crosta, all'arco c'è Spizzico, Crosta, Heraldo, fermata Heraldo, che poi forse va a beccare, passivo, chiamato passivo alla Faioni, mancano quindi 6 passaggi, attenzione, l'arbitro indica che deve intervenire lo spazzolone, 1:26, cronometro che si ferma, Maurizio, le tue impressioni?
e due emozioni. Ah, sì, gli ultimi 8 minuti bellissimi, intensi. Speriamo di portare. No, non voglio, sono scaramantico, via. Speriamo di portare, che c'è tanto. Rinaldo, ma perché tira subito? Francesconi è lì, un groviglio di uomini. La palla però per il Brescia, 1:15 da giocare. Rinaldo ha sprecato l'azione, ha tirato di prima intenzione, la parata Piffer, una delle migliori in campo per quanto riguarda il Brescia. C'è l'azione da parte delle ospiti, 1:05 da giocare, siamo 24-24. Galli, Ghilardi, Tadic, Mariana Tadic, Ramazzotti, rigore. Rigore per il Brescia, rigore per il Brescia. E il tempo che si ferma, 53 secondi al termine. Ramazzotti va fuori, entra Bulache. Scelta forza sorpresa in questo momento. Un miracolo. Girotto, come l'anno scorso. Ci vorrebbe Girotto, un miracolo. Come l'anno scorso Girotto. Rete di Natalia Girotto e siamo 25-24. 47 secondi, avanza Grosta che la tira fuori Piffer. Forse la palla che decide la partita. Sicuramente. E il Brescia la tiene lì, 40 secondi al termine. Attacca il Brescia, ma per modo di dire, perché non andrà più in porta. Niente, forse non c'è più niente da fare. Forse il Brescia muore con la palla in mano, il time out da parte di Laera. Giustamente. Sì, giustamente, 28 secondi al termine. Da disposizione per tenere palla fino al fischio finale. Eh sì, è con medaglie d'oro all'aereo adesso. I migliori in campo, Maurizio. Ma è sicuramente Ghilardi per il Brescia. Direi. Guarda, anche se ha fatto 3 o 4 errori che non sono dei suoi, la Martina Crosta ha dato il cuore. Chiaramente sceglie Eraldo e continua in tutte le partite. Mancano quindi 28 secondi al termine, il Brescia, i 3 punti del Palasport in Salerno da Magnini sono tutti sulla strada di Brescia. Faioni che meno di imprevedibili situazioni perderà questa 8ª partita consecutiva, può essere forse un macigno nella lotta per la conquista della salvezza. Poi ci saranno alcune partite in cui si può vincere, però già sarebbe lo scontro diretto, il secondo scontro diretto casalingo perso. Questo campionato diventerebbe difficile, anche se poi si può fare tutto quanto, manca ancora 14 partite. Se rientrasse anche Fanelli, se rientrasse sì. Il giorno di ritorno Enrica Bartoli, magari il Brescia ha la palla e la gioca con Oliveri, va Dossi Raldo, adesso si fa di tutto per recuperare il pallone, ovvio che sia sfondamento. Vediamo, no, sfondamento da parte di una della Faioni, non sta indicato quel gesto da parte dell'arbitro e si riprende a giocare, 15 secondi, il tempo sta trascorrendo, Brescia cerca di chiuderla, Galli per Ghilardi che ha spazio, Ghilardi si ferma il gioco, ancora pallone per la squadra bresciana, 3-4 secondi al termine, esultano già quelle del Brescia. Ormai è fatta, possiamo dirlo chiaramente, sarà forse un tiro franco. No, la giocano per 3 secondi. La tengono lì a bagnomaria per portarla in dote questa vittoria. Ghilardi viene fermata, Ramazzotti che la tira porta a porta, ma il Palasport in Soledad Magnini è finita. La Faioni perde ancora, Brescia vince 25-24, Maurizio. Ma purtroppo una brutta sconfitta, non ci voleva, era importante questa partita ai fini della salvezza, perdere in casa per la seconda volta consecutiva di un gol, anche come con il Teramo, no? L'abbiamo avuto lo stesso tipo di punteggio, è veramente un peccato. Purtroppo dobbiamo ricriminare su molti errori in attacco, la difesa diciamo è stata un po' statica in alcune situazioni, molto bene verso la fase finale con aggressività, ma in attacco abbiamo avuto veramente delle palle brutte palle perse in 3 o 4 occasioni, qualche tiro affrettato quando potevamo diciamo controllare di più l'attacco e preparare qualche entrata migliore. Quindi possiamo andare in conclusione di questa telecronaca, ringrazio Maurizio Pronunzio per il commento tecnico. Grazie a tutti, buona serata, alla prossima.
Grazie Giordano Bonivazzi, grazie a tutti che avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Vimpinelli.